può avere pochi caffè? Ancora si deve fare. A da passà? A da volare la posta. E che ne parliamo a fa? Ma è mai possibile che una mattina si adesce da con un animale? Mamma, dove sta mamma? Sta fuori. E papà? Non si è svegliata ancora. Mi sono svegliata. Sto sveglia dalle 5. Ma svegliata tua madre? Già, quando mai si è potuto dormire un poco soverci in questa casa? Mai! Siedilo, sì, siedilo. I chi sciruppa? Ma è mamma? Sta parlando con donna Vicenza. Sta parlando, se la sta mangiando. Ma sempre fu fatto da settimana passata. Che lei una faccia verde fa o sempre che era. Quando veniva dentro al basso nostro, mamma le arrivava a tazza di caffè e visto ciò lo vecchio perché lo ha scegno dalla la figlia, l'uovo fresco. Già. Che la mamma doveria addoceca. Se imparai a quello che portava il caffè a noi e se lo fece portare pure lei. Ma non solo si è messa a vendere il caffè nel basso su che sta poco lontano dal nostro, ma quando fa pagare 2,50, mezza lire in meno. Il gran caffè d'Italia ha fatto concorrenza al Cambrinusso. E poi va dicendo a tutti quanti che nel caffè che facciamo noi c'è il surrogato. Ah, no, che facciamo noi, che fate voi, che fa tua madre, perché io non lo farei. Soffiate che a gamba i palpiti. E guardi, o brigadiere, e fascista, a finanza. Se fosse per voi, avessimo voglia ci morire fame. Sì, avessimo voglia di campare onestamente, Aricele. Ma perché? Cosa disonesta a vendere un caffè? Se non lo facciamo noi, ci sono altre 100 persone che lo fanno. Vicenzo non si è messo a vendere un caffè pure io. La settimana scorsa, sopra il conte Molo, un signore si è buttato dal quarto piano a bassa. E che c'entra questo? Perché non ti butti a bassa pure tu? Papà, voi certe cose non le capite, siete di un'altra epoca. Ehi, è pure Ricebuono. Tua sorella ti ha fatto segno in un notaretto. Ciao, perché io sono noioso, non capisco niente. Ora voi, che generazione sbagliata. Io voglio sapere una cosa a te, va. Il caffè che voi vendete a 3 lire a tazza, il contrabbandiere che lo rivendo a voi, dove lo piglia? Ah, non lo sottrae alle cliniche, agli ospedali, alle infermerie militari. Papà, state zitto. Voi eravate stonato, ma mo addirittura vi siete rimbambito. Ma qua clinica e ospedale militare, che la roba finisce nelle case delle autorità. A ieri 5 kg di caffè a 70 lire al chilo, chi li portai? Non li portai un capo manipolo fascista. E mamma non si è voluto pigliare per paura che si fosse trattato di qualche agente provocatore. Voi ve ne venite si sottrarre. Ma che so, se uno per esempio vedesse, ecco, che la classe dirigente filasse dritta, allora sarebbe l'uomo il più malamente se vi parlasse come vi sto parlando io. Ma quando tu vedi che chi che avesse era un buon esempio, sono una mappa di mariuri. E allora uno dice, vuoi sapere la verità, credo? Tu mangi un buonetto in grassa e io mi morire di fame. Ma roba tu, a roba pure io, si salvi chi può. Che ci sono io in casa, tu non ruberai mai. Che, oh, che carità, io vengo per dire. E mamma piglio il caffè mio, bi. Capù, sui maccheroni mi rai. Chi ti sta dicendo niente? Maccheroni mia, lo sanno qua. Ehi, saccio questo. Ma come, io ieri sera non mi mangiai apposta per me mangiare stamattina. Ci sa mangiato? Papà, Papà, visto che mangiate voi, Non era nei miei. Ma come ha giuritto che mangiai in sta casa? E se chi lo pranzo è troppo consistenza, ma voi è vostro, non mi mangiaste mai ieri sera? No, buoni, non mi ricordo. E tu, i miei, ci salvi chi può. Ma con me non mi faccio capace. Voi mangiate di notte, vi alzate di proposito, vi alzate. Ma sono che 6:30 sono. Vieni, ma si è proposito. Questa notte l'allarme non l'hai sentito. 1:30 di ricovero, sono tornato a casa con un freddo addosso.
Non potevo dormire per via di un poco di languidezza di stomaco. Mi sono ricordato che c'erano certi maccheroni rimasti, potevo sapere chi erano. Però vi siete ricordati, Aro e Mattetta, ieri sera, eh? Mannaggia, mi mangio a faticare, ma che uno ci fa? Oh, mamma mia, non voglio essere toccato, mannaggia, marino, mannaggia! Poveri miei! Ha rabbellato un attacco, ma quando c'è di scassa tutto cosa! Scassa tutto cosa, ma capo! Io veramente non mi ricordo, tu stai facendo questo ballo in maschera. Faccio un ballo in maschera, il resto di uno, re. Ma che ti mangiavi, per tanti le maccarine? Erano piatto tante, che si ho pane mia. Accadì, pigli tu, pane tu, pigli a te, ho pane mia. Che bello amore di figlio. Perché voi vi siete mangiati i maccheroni miei per amore di padre, sì. Che lo pane è poco, trinitamente qua, mo state fino a mia giorno con sto pucurillo di pane. No, ma io me ne vado, e poi ti faccio vedere se non me ne vado. Quello ha ragione, io veramente non mi ricordo. Papà, voi facete sempre che non mi ricordo. Ma scusate.